mi sono riparato qua, speriamo che non piova. Ciao amici effenauti, oggi vi porto con me in una mia passeggiata terapeutica che faccio quotidianamente insieme a Dandy, che è il mio porco di 50 kg e 5 kg di bava che si porta appresso e che lascia più o meno ovunque, anche se preferisci i miei vestiti. Questo non è un video preparato, però voglio farlo lo stesso. E dalla scorsa settimana, esattamente all'intervista con Gianluca di The Street Rover, che ci penso e che credo di dover fare delle precisazioni. Lo devo a lui e alla sua community, perché in Italia è tra i pochi, se non l'unico, che sa esattamente di cosa parla e lo fa sempre con una umiltà che dovrebbe essere di insegnamento per tutti. E lo devo anche a voi, perché se F4 sta crescendo non è perché è il mio canale YouTube o la mia pagina Instagram, ma in realtà è il posto dove tutti quanti impariamo dagli altri, human to human, e quindi sento anche di avere una certa responsabilità. Nell'intervista che abbiamo fatto sono usciti fuori degli argomenti che forse ho trattato con troppo livore, mi sono permesso però perché seguo Gianluca da tanto e tra di noi è nata stima e fiducia reciproca, e ho parlato con lui proprio come se fossimo di fronte a una birra in un pub, e perciò ho pensato di fare la stessa cosa con voi adesso, perché per quanto io mi senta più coglione del solito a parlare in mezzo alla strada con il cellulare in equilibrio instabile sul muretto, mi sento però tutti quanti amici, e quindi voglio fare con voi un discorso che non è preparato, un po' così a braccio, ma voglio confidarmi come se fossimo proprio seduti con una birra davanti in un locale. E così scoprirete anche il mio lato gnoccolone, quello romantico. Ecco. Però vabbè, perdonatemi quindi inquadratura, la qualità del video e i rumori di sottofondo che potete sentire, io sento qualche uccellino. Partiamo però dal fatto che quando parlo di cose che mi stanno particolarmente a cuore, a me parte il crimine. E quindi voglio partire da tre misconcezioni e prendo in prestito un termine che viene utilizzato in matematica. La misconcezione è un concetto errato, quindi sarebbe qualcosa da evitare. È esattamente l'immagine che una persona si fa di un concetto e quindi è un'interpretazione errata delle informazioni. Le interpretazioni errate normalmente ci sono in tutti i campi e i concetti errati sono proprio anche in ogni ambito della fotografia, e ovviamente la street photography non fa eccezione. Le regole della fotografia sono poche, oltre a quelle fondamentali dell'esposizione e al modo in cui maneggiare la tua macchina fotografica. Perciò quando si parla del processo creativo o di come tu realizzi le immagini, tutto questo diventa soggettivo e dipende esclusivamente da te, che sei il fotografo. Ogni cosa che dico in questo canale dovete prenderla con cautela, perché parlo soltanto sulla base delle mie esperienze personali. E quindi detto questo, tutto il resto del video potrà suonare come una musica di sottofondo e potremmo di già passare ai saluti finali, però desidero lo stesso condividere con voi tre diverse percezioni sbagliate che riguardano la street photography e che personalmente ho avuto modo di attraversare in passato e credo che possano essere condivise anche da altri, quindi voglio dargli proprio la giusta interpretazione. Prima fra tutti questi concetti sbagliati è identificare il tuo stile. Prima o poi farò un video dedicato allo stile e al linguaggio nella fotografia, ma oggi voglio parlare però del concetto sbagliato che è fondamentale avere un proprio stile ben delineato quando si fa street photography. A volte, guardando il lavoro di fotografi che ammiro, io mi ritrovo ad ammirare un tema comune, un elemento che li unisce e che li rende riconoscibili ogni scatto. E ho desiderato io stesso a lungo questo elemento distintivo. Questa capacità di essere unico l'ho avuta anche da scrittore, da musicista e ovviamente adesso da fotografo. E mi sono sentito a volte anche a disagio. Da street photographer io ho cercato a lungo di definire il mio stile, di trovare quello che rende uniche le mie fotografie. E mi sono lasciato guidare anche dal desiderio di avere un suono, un colore, un'atmosfera unica in ogni foto. A volte questa ricerca però diventa un'ossessione e può diventare soffocante. Può sembrare che non ci sia nient'altro oltre questa ricerca.
Io ho cercato di trovare un modo per coniugare il mio stile con quello di altri fotografi e per trovare perciò un equilibrio tra il mio desiderio di unicità e il desiderio di riconoscibilità. Ho fatto esperimenti, ovviamente, e nel farlo ho fatto tanti errori. Ho attraversato diversi periodi di incertezza e centinaia di dubbi. E adesso, con l'avvento dei social, questo desiderio di unicità, di riconoscibilità, è diventato ancora più pressante. Perché sembra che tutti quanti stiano cercando di definire il loro stile, di trovare la loro identità fotografica per far sapere a tutti chi sono e per farsi notare. E poi in più non passa giorno senza che qualche fantomatico, e so tutto io, non ti ricordi questa cosa. Però alla fine io ho capito che il mio stile, la mia unicità, non possono essere definiti da un elemento soltanto, da un solo tema, da un solo colore, perché il mio stile è la somma di tutte quante le mie esperienze, dei miei errori, di tutte quante le mie emozioni, di tutte quante le mie percezioni che ho della realtà. Non è qualcosa che si può definire, con un termine soltanto oppure con un solo concetto. È proprio un insieme di elementi, di sfumature, di tonalità che mescolate insieme si fondono e creano sì qualcosa di personale, di unico e di inimitabile. Ecco, io sono convinto sia un'ottima idea provare ad emulare gli stili di diversi fotografi che ci ispirano. E credo anche che sia uno dei migliori modi per sviluppare la propria visione e perfezionare la propria fotografia. Infatti, dovremmo provare tutti a scattare come Haas, come Meyerowitz, Webb, Bresson, Schaller o come tutti quanti quei fotografi che ci ispirano. Ti dico soltanto però di riflettere sul modo in cui vedono le cose e osservare il mondo, come fanno loro. Col tempo noterai sicuramente temi e composizioni comuni nelle loro fotografie e allora gradualmente inizierai a capire come tu vuoi vedere il mondo. Quindi quello che voglio dirti è di non sentirti costretto a definire tutto quanto subito. Non l'ho fatto neanche io e non l'ha fatto nemmeno la maggior parte di noi. Ognuno di noi è in una costante evoluzione, attraversa diverse fasi del proprio lavoro, della propria crescita. È proprio una parte integrante del processo per diventare un artista e perciò non lasciarti fregare da chi ti dice che devi trovare il tuo stile subito. Questa è una puttanata di chi uno stile non ce l'ha oppure lo ha rubato ad altri che si sono fatti il culo per trovarlo. E alla fine ho detto pure questo. Secondo concetto sbagliato, la posizione. Ecco, il luogo dove scatti le tue fotografie. La tua posizione non è irrilevante. Questa lo so che potrebbe sembrare un'affermazione audace e provocatoria, però spesso sento molte persone dire che per quanto riguarda la street photography la posizione non ha importanza. Io sono convinto invece che questa affermazione sia assolutamente una cazzata e ignorarla sarebbe un errore. La street photography ha tutto quanto a che fare con la posizione. Perché noi fotografiamo costantemente il nostro ambiente, le persone, l'architettura e i momenti che catturiamo per strada. Tutto questo, è parte del contesto e della posizione in cui ci troviamo. Le nostre fotografie potrebbero sì non essere totalmente focalizzate sulla posizione, ma quello che fotografiamo per strada, fa sempre parte del luogo in cui ci troviamo e quindi la posizione svolge sempre un ruolo cruciale nel modo in cui scattiamo, perché scattiamo e perché siamo motivati a fare fotografie. Quindi non venitemi a dire che fotografare a Pietra Pertosa, un posto dove tra l'altro ho scoperto e è andato a scattare fotografie anche Bresson, e l'ho scoperto perché in una mia fotografia ho conosciuto chi mi ha raccontato questa storia. Però scattare a Pietra Pertosa non è come scattare a New York, a Londra, a Boston, a Miami, a Berlino o ad Amsterdam. Per non parlare poi del Tibet, dell'India, del Marocco, della Cina, non è la stessa cosa. È più facile fare street photography in quei posti lì e lo è per 100 motivi differenti. Viaggiare è un'esperienza entusiasmante. Visitare posti nuovi, scoprire nuove culture, incontrare persone diverse, tutto questo sicuramente arricchisce la nostra percezione del mondo. Ci stimola e stimola anche la nostra creatività, ci dà tante nuove ispirazioni. Però a volte il desiderio di visitare dei posti nuovi, il fascino dell'ignoto, del posto lontano, può diventare un'ossessione e può sembrare che senza un viaggio, senza la scoperta di posti nuovi, la nostra creatività rimanga ferma, che rimanga bloccata.
E in questo modo ci dimentichiamo invece il fascino della quotidianità, la bellezza dei luoghi che già conosciamo, la ricchezza delle storie che si nascondono dietro ogni angolo. Dico questo perché sono caduto anche in questo errore ed è stato Fielino, un caro amico che per me è veramente un fratello, me lo ha fatto notare. E da allora, per me, la street photography è un modo per esplorare il mondo, per osservare tutta la realtà, per osservare la vita con occhi diversi, per scoprire la bellezza nascosta nelle cose semplici. E per fare questo io non ho più bisogno di andare in un posto lontano, non ho bisogno di viaggiare per forza, ho soltanto bisogno di aprire gli occhi, di guardare intorno a me, di osservare le persone, le loro storie e tutte quante le emozioni. Ho quindi bisogno di ascoltare, di sentire e di vivere il momento. E soltanto così, in questo modo, io posso trasformare la mia strada di casa in un luogo speciale, posso trasformare la mia città in un mondo che di nuovo vale la pena di esplorare. Quindi la fotografia diventa un viaggio interiore, intimo, è un viaggio attraverso le emozioni, attraverso le percezioni, attraverso la nostra visione del mondo. E in questo viaggio ogni luogo diventa un luogo bello da fotografare, ogni luogo diventa di nuovo un luogo da scoprire. Quindi la tua capacità di osservazione, la tua creatività sono l'unica cosa che conta nella street. Quindi non sottovalutate l'importanza della posizione, però sappiate che potete comunque trovare bellezza e opportunità fotografiche ovunque vi troviate, anche a Pietrapertosa. Terzo concetto sbagliato, è quello forse più difficile da accettare. Perché in realtà come fotografi siamo sempre abituati a vedere il mondo attraverso l'obiettivo della nostra fotocamera. È il nostro strumento, il nostro mezzo per esprimere le nostre emozioni, le nostre percezioni, la nostra visione del mondo. Però a volte l'assenza di una fotocamera può diventare un'alleata, può diventare un'occasione per osservare il mondo con occhi diversi, per vivere il momento senza l'intermediario dell'obiettivo. Quando sei senza fotocamera, rimangono soltanto i tuoi occhi e quindi non hai più impostazioni da regolare, non hai l'esposizione, i tempi di scatto e gli ISO da regolare, ecco. Rimani soltanto con gli occhi e i momenti che si svolgono attorno a te. Senza la fotocamera, tutti quanti possiamo concentrarci sull'essenza delle cose, possiamo concentrarci sulle persone, sulle loro storie e su quelle emozioni che noi vogliamo raccontare. Senza una fotocamera possiamo ascoltare, possiamo sentire, possiamo di nuovo vivere il momento. E poi in questo modo la nostra percezione del mondo diventa ovviamente più profonda, diventa più intensa, diventa più autentica. E quando avremo invece di nuovo la fotocamera in mano, potremo trasferire tutte quante queste percezioni e queste emozioni nelle nostre fotografie. E quindi l'assenza della fotocamera può diventare un ottimo esercizio, può diventare anche un'occasione per riscoprire il mondo, per riscoprire noi stessi, per riscoprire la nostra personale visione della realtà. E di certo è un buon modo per migliorare il nostro sguardo, quindi il nostro modo di fare fotografie. La fotografia, e in particolare la street photography, è un viaggio interiore, una strada che non è sempre dritta, è piena di curve, di ostacoli, di rivelazioni che ci portano sempre in posti nuovi della nostra creatività, della nostra personalità. La street photography è un viaggio attraverso cui ci confrontiamo con noi stessi, con le nostre paure, con le nostre emozioni e che ci porta sempre a scoprire la nostra vera personalità, la nostra vera essenza, ci porta a capire chi siamo veramente. Alla fine, oggi vi ho portato a far vedere un'altra parte di me che è basata sulle mie esperienze, sulla mia storia, sui miei dubbi, sul mio viaggio personale. E lo faccio piano, vergognandomi un po' perché ogni storia, ogni emozione, ogni vita è diversa. Però spero che condividendo queste esperienze io possa far risuonare qualche corda dentro qualcuno, no? Con le mie parole. E questi, per esempio, sono soltanto tre degli errori che ho già commesso nel mio percorso da fotografo, ma ce ne sono anche tanti altri e ne commetterò ancora tanti altri. Però ho imparato che ogni errore è un'occasione per imparare cose nuove, per crescere, per evolvere. E spero anche che condividendo questi errori posso aiutare qualcuno a evitare di commettere gli stessi errori oppure a vedere questi errori come delle opportunità per migliorare, per crescere e perché no,
anche diventare un fotografo migliore. E sono aperto ovviamente anche a ricevere consigli da parte vostra, ma questo veramente me lo aspetterei tra l'altro. Non l'ho fatto fino ad adesso perché non mi sembrava il caso, però ecco, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, accendete la campanella, condividete con tutti quanti i vostri amici e parenti e ci vediamo alla prossima.